Buongiorno a tutti, svegliati Alessandria, oggi è il 17 dicembre 2019, siamo qua in Piazza della Libertà sotto al Palazzo delle Poste e questo è il mosaico di Gino Severini, questo che potete vedere e che è riparato da queste transenne. Professore, ecco, naturalmente qui abbiamo in un colpo solo due opere artisticamente importanti, tra le più importanti che ospita Alessandria. Da un lato il Palazzo delle Poste, che fa parte dell'architettura di Gardella e che è un rappresentante del razionalismo in architettura, ed è il palazzo che ospita la sede centrale della Poste. E sul fronte abbiamo questo lunghissimo mosaico che si estende da qui fino in fondo per 38 metri, una fascia di 38 metri, alto 1,20 m. Naturalmente quest'opera, che è un vanto per Alessandria, è un mosaico che è stato realizzato intorno dal 40 al 41, quindi in piena guerra, ha i suoi problemi di vecchiaia e di manutenzione. Recentemente è stato anche rivisto, però abbiamo notato e vi faremo notare alcuni punti critici. Qual è l'oggetto l'oggetto è la storia delle telecomunicazioni e quindi della posta, i mezzi di trasporto terrestri, marittimi e il telegrafo, che lo vediamo là in fondo, e naturalmente corredato anche dalla rappresentazione dei quattro continenti, ecco, Asia, Africa, Americhe, Europa. E ecco, qui vediamo la rappresentazione di questo indiano con degli animali esotici. Qui, ecco, qui ci sono elementi che richiamano una ruota dentata, quindi siamo sul carattere della tecnologia che si stava affermando per quanto riguarda le telecomunicazioni. Ecco qui alcune rappresentazioni, ancora probabilmente qui siamo in Asia, ecco le bisce, le maschere, questa donna che è con la testa di un elefante che rappresenta appunto una dea della religione indù. Ci spostiamo naturalmente. L'Italia è stupendo. Ecco qui un aborigena con un cesto di frutta, un animale, potrebbe essere un'antilope stilizzata. Ecco qui riprendiamo il tema scientifico con le rotelle, le manovelle e tutto quello che era rappresentativo. Ecco il telegrafo con tutti i sistemi di trasmissione. Anche qui, ecco, siamo sempre, la parte centrale rappresenta la storia delle telecomunicazioni con il trasporto. Ecco, vedete il filo, le ventole. Qui le ruote dentate, tutto un percorso che si snoda, almeno figurativamente, fa vedere come la trasmissione, quindi la comunicazione, ecco, per esempio i pali del telegrafo, ovviamente tutti i ponti, vedete, ecco qua, riprendiamo, ecco il postino, la posta a cavallo, la posta con il piccione,
Ecco, però notate qui quello che abbiamo notato noi, praticamente una parte di circa 25-30, se non mezzo metro di mosaico è debilitata, e vedete anche la ruggine del basamento qui, e ecco, vedete qua, sta un po' gonfiando, si sta gonfiando l'umidità. Probabilmente anche il restauro è stato fatto, ma non so, certamente le opere d'arte all'aperto, poi queste così delicate hanno bisogno di una cura più ravvicinata. Andiamo avanti ancora, ecco la nave che porta i messaggi, i dispacci, eccetera, la forma di comunicazione, il treno, ecco, vedete il treno che almeno sembra, sembrano le ruote di un treno, i binari, Un'elica di un aereo. Un'elica di un aereo, sì, il mare che viene attraversato, ecco qui, sempre per quanto riguarda la struttura delle comunicazioni, quindi tutti gli apparati necessari. Parliamo del inizio del Novecento. Vedete, ecco la parte tecnica, ecco qua, vedete, ecco le ruote, i passaggi, e tutto quello che era necessario al trasporto della, diciamo, della parola, della comunicazione. Il telefono, i plichi di posta, tutta la parte, diciamo, logistica anche, Guardate. Andiamo nell'ultima sezione. L'ultimo pezzettino. Ecco qui una figura che richiama il continente asiatico, il dromedario, anzi il cammello con due gambe, rinoceronte, ruote dentate, percorsi. Una vipera, anche qui notiamo però proprio la ruggine nella cornice contenitiva. Guardate anche questi tasselli, queste tessere che sono un po', ecco, l'Asia, i cinesi, le ruote, la comunicazione, Marconi viene citato, l'agave e l'aborigena, ecco, i tralicci e tutto simbolicamente ripreso il percorso. È una opera sicuramente molto importante, che è un vanto per la città di Alessandria, forse andrebbe divulgata maggiormente, ma soprattutto andrebbe anche curata e tenuta sotto controllo. Le scolaresche, il corpo insegnanti e tutti coloro che si occupano di cultura dovrebbero dedicare tempo, studi, attenzione e simpatia a questa opera d'arte. Un caro saluto, vediamo qui la piazza frenetica. Venite anche questi posteggi in modo anche quasi selvaggio, però selvaggio siamo, nonostante i paletti, e sullo sfondo vediamo il palazzo municipale, il Palazzo Rosso, se si riesce a vedere, completamente restaurato, e che dà un'immagine che era tanti anni che gli alessandrini non riuscivano più a vedere. Una bella opera che bisogna dare atto all'amministrazione, che è riuscita a portare in porto.
a portare in porto, scusate la cosa. E anche questo è un video che offriamo alla città, speriamo che qualcuno non ce lo segnali come scandaloso. Offensivo. Arrivederci a tutti.